Cucù, buongiorno e benvenuti all'interno di uno spacchettamento tutto dedicato a Neve Cosmetics, azienda piemontese. Sottolineo questo fatto, azienda piemontese, perché ancora una volta mi piace rallegrarmi nella sorpresa dell'arrivo di questo pacco esattamente a non più di 24 ore di distanza dal momento in cui ho fatto l'ordine. Ho fatto l'ordine di domenica notte, è passato praticamente tutto il lunedì e nella prima mattina di martedì ecco il pacco. Cioè, spaccano proprio il minuto nella puntualità con cui il corriere recapita i pacchi. Considerando che io vivo in Germania, questa mi sembra una cosa veramente impagabile e veramente encomiabile. Considerando poi soprattutto che ultimamente a me è capitato di inviare un pacco, quindi da qui, dalla Germania fino in Abruzzo, e questo pacco ad arrivare ci ha messo praticamente quasi 5 settimane, tutti lo davamo per disperso, le poste di due nazioni della comunità europea non avevano idea di dove potesse essersi incagliato oppure perso questo pacco, insomma, quindi ancora di più sotto quest'ottica, in questa prospettiva, veramente mi rallegro, torno a ripetere questo verbo che io uso come traduzione dal tedesco. In tedesco si dice Sich freuen. Mi rallegro tantissimo per l'arrivo di questo pacco. Ed è la prima volta che ricevo un pacco viola. Finora mi era arrivato un pacco rosso, poi mi era arrivato un pacco rosa, poi mi era arrivato un pacco di un altro colore, forse verde fosforescente o giallo fosforescente, non ricordo con esattezza. Comunque potete vederlo nei miei video perché tutti i precedenti spacchettamenti sono perfettamente registrati e guardabili in video sul mio canale. E adesso mi è arrivato un pacco Purple Rain, anche se oggi è una giornata pienissima di sole. Allora, giro il pacco che ho già aperto per facilitare qui un po' le operazioni. Diamo un'occhiata come sempre ai magnifici gattini e a tutti i disegnini. Mi piace soprattutto il gattino qui che dice prrr, che mi sembra molto molto carino. Poi mi sembra carino e divertente anche il contrasto tra la modernità di questo pacco e delle immagini che questo pacco mostra e poi invece l'immobile quasi mentalità conservatrice che si può apprezzare da tanti piccoli dettagli del, per esempio, non aver focalizzato bene su ciò che va realmente di moda e su ciò che esattamente potrebbe far fare a Neve Cosmetics tanti soldi, ma non glieli fa fare perché loro non se ne sono accorti, che sta alla base poi della mentalità aziendale di questa ditta, che comunque a me rimane simpatica, anche se io in questo video mi troverò a notare delle cose. Non so come riuscirò a dirle, spero di riuscire a dirle gentilmente e non mi soffermerò più di tanto a dire queste cose e niente. E procediamo con lo spacchettamento di questo pacco. Io comunque sono felice chiaramente di aver acquistato per me queste cose e sarò ancora più felice se queste cose incontrano il mio gusto personale e sono come io me l'ero immaginata al momento di fare quest'ordine. Allora, aprendo il pacco, qui c'è una, non realmente un'imbottitura, ma c'è un cartoncino qui. Poi c'è la bolla d'accompagnamento che io prendo per me e metto da parte e la metto di lato così man mano che insomma vi dico anche i prezzi. E poi c'è la fantastica bustina di Neve Cosmetics. Non mi ricordo come si chiami questo contenitore in particolare, vedete anche vagamente me in tuta riflessa dentro la bustina. Queste nuove bustine di Neve Cosmetics io devo dire sono veramente graziose perché puzzano meno delle altre bustine. No, nel senso, hanno comunque un puzzo che è l'esatto puzzo che avevano i capelli delle bambole negli anni 70, bambole che fuoriuscivano da fabbriche e
del nord Italia, ve lo giuro. La plastica di questa bustina ha l'odore esatto dei capelli normalmente biondi delle bambole italiane di marche che all'epoca erano molto molto famose ed erano interamente italiane. L'odore è esattamente l'odore dei capelli di quelle bambole. Mi piace anche molto il cosino, quel bottoncino con cui si fa scorrere sul binario, sul suo binario, l'apertura di questa bustina. E dicevo, non mi ricordo però come si chiama il motivo di questa bustina. Ce ne sono due o tre. Neve a ogni nuova collezione, quando faccio l'ordine, mi manda in omaggio una bustina con un motivo diverso. Non mi è ancora arrivata la bustina con il motivo che mi piace di più, però è un dettaglio, alla fine non me ne importa assolutamente niente. E tiriamo fuori le cose che ci sono qui dentro. Vedo già due campioncini qui che io assolutamente non ho richiesto, quindi arrivano come una bella sorpresa, e sono queste due stranezze che si chiamano tutte e due Bio Primer, no? Il Bio Primer Mattifying e il Bio Primer Brightening. Da quando ho provato, allora un attimo, cerco di mettere in ordine i pensieri e cerco di dirvi tutto quello che voglio dirvi senza accavallare le idee e senza creare caos. E allora, la prima cosa che vorrei dire è che da quando ho provato il primer di 100% Pure, ho sviluppato, che mi piace tantissimo, il primer, il Brightening Primer, ho sviluppato una certa curiosità, non tanto per voler provare primer di altre marche bio, quanto, un attimo, non insorgete perché ho detto altre marche bio, adesso vado a correggere presto, subito, fra un minuto, questa cosa, quanto ho sviluppato una curiosità per voler capire in che cosa consistono gli altri primer di ditte che formulano i loro prodotti con ingredienti il più naturale e il più poco elaborati possibile. Allora, poi l'altra cosa che volevo dire e che vi ricordo è che Neve Cosmetics non è una ditta né eco né bio. Cerca di fare attenzione a determinate cose, però tante altre e ben precise cose gli sfuggono completamente di mano. Credo per buona fede, credo perché in ditta non si sono ancora resi conto di alcuni dettagli e alcuni particolari. E poi arriva l'altra, la prossima cosa che voglio dire, ossia questo bio primer, di bio non c'è niente, quindi non tanto io tra l'altro fino a poco tempo fa non mi ricordavo dell'esistenza di questi bio primer per la marca Neve Cosmetics. Me l'hanno fatto notare alcune ragazze che scrivono commenti sotto i miei video. Un giorno in cui io mi sono trovata a fare un discorso sul fatto che alcune ditte di trucco italiane che chiamano i loro prodotti eco-bio mettono però dentro i loro prodotti quello che gli pare e che non è eco-bio, queste ragazze hanno frainteso il mio discorso e hanno pensato che io stessi parlando di Neve Cosmetics. Io non stavo parlando di Neve Cosmetics, ma comunque loro mi hanno fatto notare che anche Neve Cosmetics chiama bio i suoi prodotti, e poi però se va a vedere di bio qua dentro non c'è niente, no? E quindi come la mettiamo? Effettivamente io non ho nessun discorso a portata di mano per giustificare il nome dei bio primer di Neve Cosmetics, cioè vedete un po' che volete fare. Ad ogni modo non sono fatti miei, però mi è simpatico il fatto che la I di primer è messa al contrario, è messa al rovescio, vedete, bio primer
e la I è messa sotto sopra. Questa è una cosa carina. Comunque io proverò questi due primer, sia quello mattificante sia quello brightening, appunto per la curiosità di capire in cosa consistono gli altri primer fatti di ingredienti possibili. Ecco, mettiamola così. Qui dentro, a proposito, già vedo, ci sono tutti ingredienti possibili. Compresi i pigmenti, e dico questa cosa perché fra un po' tornerò sul discorso dei pigmenti, quindi proverò con piacere tutti e due questi primer, che non credo siano i prodotti che hanno avuto più successo di Neve Cosmetics, però cioè, io li provo con piacere se me li regali. Se me li regali e se hanno un inci che io ritengo mettibile sulla mia faccia, me li metto con piacere. Poi estraggo dalla bustina le cialde degli ombretti e dell'illuminante della collezione Mutations che ho acquistato. La per la ho a lungo ponderato se non era forse il caso, se non mi conveniva di più acquistare direttamente il pacchetto in offerta sul sito di Neve Cosmetics, che mi avrebbe permesso di accaparrarmi tutte le cialde e in più una palette vuota personalizzata con il nome della collezione in corso, ossia Mutations. Poi però c'era un ombretto che non mi interessava, e l'ombretto che non mi interessava era Human, che nei tanti video che nei giorni scorsi ho guardato per farmi un'idea di quello che erano i colori, viene chiamato per lo più Human. Ad alcune anche uman, cioè le pronunce dei prodotti di Neve Cosmetics sono una tragedia, ma veramente una tragedia per le ragazze di tutta Italia a livelli incomprensibilmente gravi. Cioè, prendetevene conto un po' di questa cosa. A me Human non interessava, e quindi nel momento stesso in cui mi sono resa conto che se dal prezzo della palette, cioè che se dal prezzo del pacchetto contenente tutte le cialde e in più anche la palette vuota, sottraevo il prezzo che costa la palette in più il prezzo che costa la cialda che non mi interessava, e facendo un'addizione di quanto mi sarebbero costate solo le cialde che mi interessavano, ecco, è venuto fuori che era meglio se compravo veramente solo le cialde che mi interessavano, perché c'erano quasi 10 euro di differenza tra il pacchetto offerto da Neve Cosmetics e l'ammontare delle cialde che interessavano a me. Tutto sommato, poi a me non interessa assolutamente niente di una palette vuota personalizzata con il nome della collezione, considerando anche che io ho da parte una palette vuota nera che ho comprato con uno degli ultimi ordini e che non ho mai ancora incominciato ad usare, e oltretutto ho anche un'altra palette, questa volta grande, sempre di Neve Cosmetics, nella quale dentro ci entrano una decina di cialde. Quindi proprio non avevo bisogno di una palette vuota in più di Neve Cosmetics. Allora, le cialde che mi sono comprate sono queste. Quella su cui ero più indecisa, ecco, qui mi vedete proprio con evidenza, sembro quel dipinto del Parmigianino, non so se avete presente, c'è un pittore italiano molto molto antico che si chiama Parmigianino, e io sembro l'autoritratto del Parmigianino dentro questa cialda. Questa era la cialda su cui ero più indecisa, perché tutto sommato a me non interessa tantissimo di questo tipo di colori. Questo è un marroncino e a me non piacciono i marroncini. Poi ne ho a sufficienza già nella palette, sempre di Neve Cosmetics, dei neutrissimi, come si chiama quella palette, e quindi ho pensato che cosa ci devo fare anche con questa cialda. E poi però, tutto sommato, ho pensato, no, vabbè, però voglio comunque prenderla, perché mi sembrava di intuire che, per quanto marrone, fosse un marrone a metà tra il caldo e il freddo, ossia un marrone neutro, e i marroni neutri si trovano con difficoltà, perché solitamente o si trova un qualcosa di molto caldo, che poi sul mio occhio risulta arancione scuro,
e a quest'ora della mia vita non è che mi piaccia tantissimo, o si trovano dei marroni molto chiari che su di me fanno un effetto grigio, che comunque non è che mi doni tantissimo, e fa anzi un effetto alieno. Vediamo com'è questa cialda, vediamo com'è questo colore. Questo è un bellissimo colore. Tra l'altro piuttosto vellutato, vi faccio anche vedere la cialda da vicino, beh, il più vicino possibile, così. È un bellissimo colore e mi sembra il tatto anche molto vellutato, ma non è tanto una questione di tatto quanto come resa e adesione del prodotto alla mano, al dito, mi sembra molto piacevole. Questa è la colorazione. Vedete che non è una colorazione intensissima, però sufficientemente coprente, sufficientemente omogenea, sufficientemente marrone quanto basta. Metto un po' da parte questi due blue prime. Quindi questa è la cialda che si chiama, come ti chiami? Robot. Robot, volendo dire all'italiana, quantomeno, ho sentito anche altre pronunce. Poi questa è la cialda che va per la maggiore, che è stata paragonata a un ombretto di Nabla che mi sembra si chiami Daphne 2, e le due cialde sono particolarmente, praticamente quasi identiche. La cialda qui si chiama UFO e allora vediamo com'è UFO. Io però UFO non c'è. Ah, e poi è stato paragonato questo ombretto anche ad un ombretto che, di Alchemilla, che io però stavolta ho, e che si chiama Salomè, e infatti sarebbe interessante fare un paragone. Questo è il colore sul dito e poi questo molto bello, ma comunque con una specie di sfondo aranciato. Questo ombretto non è solo borgogna, ha una specie di sfondo aranciato e lo sfondo aranciato è il motivo per cui io non ho preso Human, perché ne ho a sufficienza anche da Nive Cosmetics di ombretti che hanno uno sfondo aranciato e che si muovono di color bordeaux o di altri colori, però sempre partendo da una base aranciata. Veramente ne ho a bizzeffe di ombretti fatti in questo modo. Un attimo che mi alzo perché vorrei seriamente prendere Salome. Credo di avere a portata di mano, non ne sono completamente sicura, però credo tutto sommato, se ho azzeccato la palette, credo di averla a portata di mano. Non ho azzeccato la palette, un attimo, ci riprovo. Io ho due palette da 4 di Nive Cosmetics, una è rosa, una è viola. In una ci sono i colori di Alchemilla, i quattro unici colori di Alchemilla che io posseggo, e in un'altra ci sono quattro colori di una collezione limitata passata di Nive Cosmetics. Ecco, questa è la palette Alchemilla e all'interno ci sono gli unici quattro colori di Alchemilla che io possegga, e UFO è stato paragonato a Salomè. Adesso lo vediamo insieme. Effettivamente sono molto molto simili. Io devo dire una cosa sugli ombretti di Alchemilla: non li uso volentieri perché, per quanto io possa fare attenzione nello stenderli il meglio possibile, nell'applicarli il meglio possibile, nello sfumarli il meglio possibile, nel fare tutto veramente meglio che posso, a me questi ombretti dopo un paio di ore vanno nelle pieghe dell'occhio, ma in maniera potente, e non c'è niente da fare. Tutti i metodi che solitamente io uso, altri ombretti usati come primer, quantità di cipria spolverate per fissare i colori, cioè a me non va niente solitamente nelle pieghe dell'occhio, gli ombretti di Alchemilla mi ci vanno. Quindi ecco, questo è un motivo per cui non li vedete spesso nei miei video, perché non sono, per quanto mi riguarda, non sono affidabili. Vedo comunque già che l'ombretto di Alchemilla è più scuro, meno rosa, specie messo in controluce, vedete anche voi forse, è più un bordeaux autentico rispetto a quello di Neve, che invece risulta più rosato. Comunque faccio una ditatina anche nell'ombretto di Alchemilla e, ah guarda, l'ombretto di Alchemilla è addirittura meno scrivente e meno vibrante
nelle cangianze. Ah, guarda, ma è meno scrivente parecchio. È interessante questa cosa. Avrei detto quasi il contrario. E invece, vedi che cosa si scopre alle volte. Ok, mettiamo via la palette alchemillosa, mettiamo via anche la cialda che si chiama UFO e passiamo alla terza cialda ombretto, che è la cialda che si chiama Future. Andiamo a vedere anche Future. Questo è stato, tutte praticamente hanno parlato male e si sono lasciate contagiare nel parlare male di questo ombretto, però io vorrei dirvi, guardate che fare un ombretto violetto con questo tipo di colore è un qualcosa di difficile. 9 volte su 10 scriverà per definizione poco, perché sono proprio i pigmenti con cui si fa questo genere di colore, che artificiali o non artificiali, sono pigmenti che alla fine, pressati ma anche liberi, scrivono proprio poco per definizione. E, per esempio, c'è Parfait Amour di MAC, ma non solo Parfait Amour, anche Beautiful Iris, sempre di MAC, che sono ombretti bellissimi, ma tutte hanno da ridire nel dire. Nonostante, per esempio, Beautiful Iris sia un Velux Pearl, e Velux Pearl è una formulazione di MAC che contiene siliconi e che quindi solitamente è scrivente per forza, è scrivente, scivolosa e aderente per forza a causa di tutta la marea di siliconi che c'è dentro, perfino il fatto che Beautiful Iris sia siliconato e abbia un finish Velux Pearl non impedisce a questo povero ombretto di scrivere veramente poco. Perché? Perché è così, perché i pigmenti che danno questa colorazione fanno scrivere gli ombretti per definizione poco, cioè abituatevi a questa cosa e non state lì a parlare male a tutto spiano. Questo ombretto scrive quello che può scrivere e per quel poco che può scrivere, scrive molto bene. Cioè, vedi? Cioè, è vero che ha una pigmentazione limitata e che non ci sia tutta questa vibrante colorazione accecante che vi fa svenire da quanto è intensa, la colorazione e da quanto riesce ad accecarvi la vista. È vero, però lo stesso si vede, è rosa a sufficienza, è violetto a sufficienza. E Madonna, che vi ci dovete mettere sugli occhi? Cioè, ma soprattutto dove dovete andare con gli occhi fosforescenti di ombretti? Cioè, veramente. Quindi, io questo ombretto l'ho preso lo stesso, nonostante tutte le chiacchiere che abbia sentito a ripetizione, una uguale all'altra, di video in video, perché io mi faccio i fatti miei, so qual è il problema con questo tipo di colorazione e niente, e basta. E so anche e soprattutto quali sono le mie esigenze. Dunque, questo era l'ombretto che si chiama Future. Poi adesso ci sono un blush e un illuminante. Ho visto 200 video, ho visto veramente tutti i video che sono usciti nelle ultime 2 settimane in cui le ragazze parlavano di questi ombretti in lungo e largo e facevano a gara ad essere una più precisa dell'altra. Ci fosse stata una persona che ha sottolineato il fatto che curiosamente l'illuminante costa più di tutte le altre cialde, anche scontato, perché infatti. Ah, ma su questa bolla non ci sono scritti i prezzi, scusa, ma perché? Non ci sono scritti i prezzi qui sopra, non ho capito perché. Boh, vabbè, ma comunque, questo anche scontato durante la promozione, no? La promozione, l'offerta lancio, costa di più rispetto a tutte le altre cialde e anche rispetto al blush. Ci fosse stata una persona che ha detto questa cosa. Cioè, ma perché? Ditele le cose, no? Comunque, questo è l'illuminante e si chiama Newton. Neveton, no?
Allora, vediamo com'è questo illuminante. Tutte si sono sgolate a dire che un illuminante è bellissimo. Dunque, per prima cosa è un illuminante molto rosa. Molto, molto, molto rosa, ma proprio tanto tanto. Speriamo bene. Però è anche molto carino. Ah, vedete, da qui si vede bene l'illuminanza. Mi sembra sinceramente estremamente carino. L'unica cosa è che non so fino a che punto aderisca veramente, realmente bene alla pelle, perché vedete, se io metto vicino vicino la mano, vedete che non fa uno strato omogeneo e uniforme sulla mano, ma insomma si distribuisce lasciando comunque buchetti, texturizzando molto già più di quello che è naturalmente la mia pelle e quindi non so che cosa farà poi lì dove io lo voglio mettere sulla faccia. Speriamo bene, non posso dire nient'altro se non speriamo bene. Comunque si vedono le particelle riflettenti rosa staccate dalla base bianca dell'illuminante, si vedono. Questo illuminante non è che posato sulla mano si amalgami a tal punto da fare un tutt'uno bianco con un'iridescenza rosata, no? Il bianco è una cosa e l'iridescenza è un'altra e le due cose coesistono staccate l'una dall'altra. Anche questo io non l'ho sentito dire in nessun video, ma comunque. E quindi questo era l'illuminante che per qualche motivo costa più delle altre cialde. E questo mi fa pensare che forse Neve in realtà si sia resa conto del fatto che oggigiorno, se vuoi guadagnare in campo cosmetico, perlomeno in questo momento del 2016, devi puntare un sacco sugli illuminanti e sui prodotti da contouring. Quindi magari stanno per lanciare tutta una serie di illuminanti. E veramente Neve non se n'è mai accorta. Avrebbe potuto fare una serie di illuminanti da subito perché tutti i vari ombretti minerali in polvere libera, glaciazione, diamanti in polvere, ma anche spumantino, cioè ne ha parecchi già di ombretti che si prestano come illuminanti e avrebbe potuto già perlomeno raggrupparli in una sezione a parte chiamata illuminanti o chiamata che ne so luminescenze spaziali, tutti quei nomi un po' accattivanti che gli addetti di Neve Cosmetics riescono a trovare quando mandano le newsletter. Invece non l'ha ancora fatto, questa cosa mi ha sempre dato un po' da pensare. Però il fatto che questo illuminante costi più delle cialde e degli altri colori mi lascia pensare che forse in realtà si sono accorti del fatto che va molto l'illuminanza. E poi c'è il blush che si chiama Peel. Io con questo blush ho avuto problemi perché quando sono andata a controllare l'inci di questo blush, e io quando controllo gli inci non è che controllo gli inci soltanto, ma controllo cioè tutto l'inci fino all'ultima parola e quindi controllo anche i pigmenti. E vedete i pigmenti che ci sono qui dentro, non è che sono solo e unicamente pigmenti minerali e interamente naturali. Qua dentro ci sono anche pigmenti che magari una persona che usa solitamente soltanto prodotti contenenti ingredienti interamente naturali, non c'ha voglia di mettersi sulla faccia. Ora, io sono perfettamente consapevole del fatto che Neve non è una ditta che fa prodotti contenenti esclusivamente ingredienti interamente naturali. Questo lo so, però lo stesso è una ditta che si è affermata vendendo trucco minerale, ossia vendendo pigmenti in forma libera composti da ingredienti interamente minerali, cioè pigmenti unicamente e interamente minerali. Allora poi se accanto ai pigmenti interamente e unicamente minerali ti metti a vendere anche cialde e prodotti che dentro hanno pigmenti che francamente potrebbero essere migliori o potrebbero essere diversi, io come vedi poi alla fine la cialda me la sono comprata lo stesso, però
cioè perché, capisci? Vabbè, ma comunque. Vediamo anche qual è il colore di questo blush. Molte ragazze anche hanno avuto da ridire su questo blush dicendo che non è sufficientemente scrivente, però io di nuovo vorrei sapere che cosa ci dovete fare con il blush, no? Il blush serve soltanto a colorare leggermente le guance per dargli un aspetto un po' più vivace, un po' più quasi come accaldato e sì, un po' più colorato, ma insomma non serve a trasformare le guance in semafori, quindi boh. Per una persona che ha a che fare con ingredienti, e tra gli ingredienti anche pigmenti interamente naturali, di derivazione interamente naturale, da molti anni, questo si vede già a occhio nudo che non è frutto solo di pigmenti interamente naturali. E per questo, ripeto, ho avuto seriamente problemi a decidermi se comprare oppure no questo blush. La colorazione a me piace molto, però è una colorazione data. Da sì, beh, pigmenti. Boh. Comunque è da apprezzare sicuramente il fatto che Neve nell'inci di queste cialde non scrive può contenere più o meno e poi tutta una serie di possibili pigmenti, ma perlomeno per quanto riguarda queste cialde ha scritto esattamente i pigmenti che ci sono dentro. Per esempio, se invece andate a vedere i rossetti, sempre di Neve Cosmetics, lì purtroppo non ci è dato di sapere quali pigmenti con esattezza ci sono dentro, perché hanno seguito il sistema del può contenere più o meno e poi tutta una serie di possibili pigmenti, senza che però noi sappiamo con certezza quali sono con esattezza questi pigmenti che realmente ci sono dentro quella colorazione, no? Non so se riuscite a capire il discorso che sto facendo, spero di sì. Se non l'avete capito, cioè, non ci posso fare niente. Poi ho preso anche due ombretti minerali che da tempo volevo prendere, non avevo ancora preso. Uno è un blush ed è Maya e un altro è Dragon. Dragon per molto tempo non l'avevo preso perché non avevo capito di che cosa si trattava. Credevo che si trattasse di un nero e credevo che si trattasse di un colore simile a Brooklyn. Brooklyn è un nero, un grigio scuro, fatto poi, tempestato poi di brillantini multicolorati ed è per me un ombretto difficilmente utilizzabile, sia per la presenza veramente ingombrante di tutti questi brillantini, e sia proprio per il fatto che è un po' eccessivo per una signora anziana che deve andare a lavorare in un ambiente di comunque mentalità conservatrici, cioè è un po' difficile mettersi Brooklyn sulla faccia, sugli occhi. E io credevo che Dragon fosse la stessa cosa. Invece poi, grazie per fortuna al canale YouTube di Neve Cosmetics, dove ci sono gli swatch dei prodotti, non di tutti, ma di molti. Un giorno, una notte, anzi, capitando sul canale di Neve Cosmetics, ho visto, grazie al ditone glicerinato, qual era realmente il colore di Dragon. E quindi ho pensato: no, vale, ma guarda che questo ombretto, però, invece lo puoi usare. Perché in realtà è un grigio scuro verdastro. Ora voi sicuramente ricorderete, ma sicuramente anche no, che io una volta avevo una matita di Alterra che era esattamente di un color grigio verdastro e quella è la mia matita del cuore della vita. Ora purtroppo è andata male e non la fanno più e quindi è persa per sempre. Però quella matita è sempre rimasta nel mio cuore come un qualcosa di stupendo, perché proprio la colorazione che più si confà al mio colore di occhi, che più mi dona, è una colorazione intensamente chiaramente diversa dalla matita color ruggine, ma è una piacevole alternativa a una matita color ruggine. E quindi ho comprato Dragon con la speranza
che possa essere in qualche modo un sostituto di questa matita e che io possa farne, per esempio, all'occorrenza anche un eyeliner. Quindi questo per quanto riguarda Draco. Per quanto riguarda Maya, adesso voglio proprio vedere perché io l'ho comprato per comprarmi un blush che sia il più leggero possibile, perché poi in questo periodo sto riscoprendo diversi blush di Neve Cosmetics che sono molto molto leggeri, molto molto delicati, e in questa loro leggerezza e delicatezza c'è la loro intensa, stupenda bellezza, per esempio English Rose. È bellissimo anche da usare come prodotto per labbra. A proposito, poi più tardi non mi devo dimenticare di dirvi qualcosa per quanto riguarda le matite e come e dove vanno usate. Vedete, questo è il colore di Maya e questo è il colore di Maya sulla mano. Stupendo, bellissimo. Vedete, questa è una colorazione ben diversa da questa. Sì, ed è così. Questo mi piace proprio, molto molto bello. Maya, veramente molto molto bello. La perlare ho indecisa, praticamente è un rosa marrone con dei riflessi brillantinati, ma i brillantini sono proprio molto piccoli, dorati e rosati. C'è un doppio riflesso, un po' dorato e un po' rosato, su una base marroncino rosata. Veramente molto molto bello questo blush, e naturalmente anche sulle palpebre sicuramente. Questo per quanto riguarda i prodotti in polvere libera, i prodotti esclusivamente minerali. E poi, poi ho preso un gloss. In realtà io avrei voluto proprio tenermi fuori dai gloss di Neve Cosmetics, dai vernissage, perché comunque hanno un inci che, insomma, l'inci lo vedete qui sopra, se la mia fotocamera riesce a mettere a fuoco. Cioè, non c'è niente di proprio cattivo in questo inci, però, voglio dire, però per esempio per fare la colorazione sono state usate delle lacche. Allora, se tu sei MAC e usi delle lacche, uno se lo aspetta e tutto sommato pensa: ok, fa parte del compromesso, no? MAC è una ditta convenzionale e giustamente usa le lacche e usa pigmenti che chiaramente naturali non sono. Però se io invece sto attenta a quello che mi metto sulle labbra e se compro da una ditta che più o meno mette insieme cose e prodotti per non farmi stare male, cioè perché devi mettere le lacche dentro i prodotti? Però io sono completamente convinta che alla Neve Cosmetics non sono consapevoli di questa cosa. Cioè loro credono in buona fede di aver formulato dei prodotti nel modo più naturale che gli sia riuscito o che sia riuscito a quelli che gli hanno fatto i prodotti. Questa è la colorazione del gloss e poi vedrò anche come mi sta sulle labbra. Comunque molto carino, una tipica colorazione mia. C'è una profumazione che è una profumazione molto simile, ma se possibile anche più zuccherata, molto simile ai rossetti di Neve Cosmetics. E qui potete vedere che è leggermente scheggiato il tubetto, però non fa niente, per me è la stessa cosa. E questa è la colorazione, l'unica colorazione per me possibile, numero VO6 oppure V06, dama con l'ermellino, no? Già solo anche il nome. Io poi mi domando se le persone che parlano precariamente dei nomi dei prodotti di Neve Cosmetics abbiano mai saputo che cos'è, per esempio, dama con l'ermellino. Vabbè. Ma questi sono discorsi collaterali. E poi ci sono delle pastello. Poi ho preso delle pastello. Io credevo che nella mia vita non avrei più comprato le pastello di Neve Cosmetics. Invece sono state
un po' riformulate e allora proviamo queste pastello riformulate, no? Mi sembra. Allora, me ne sono fatta mandare una in regalo ed era una di quelle non comprese nello sconto dell'offerta lancio. Ossia, vi sto dicendo che la pastello che volevo e che costava di più me la sono fatta inviare come omaggio ed è la pastello che si chiama cuoca. Non so se avete presente com'è un cuoca, ma è un cosino adorabile e quindi vi consiglio. Io non do mai consigli, ma in questo caso vi consiglio di andarvi a vedere che cos'è un cuoca perché è veramente carino. L'odore è meravigliosamente neutro, finalmente, altro che parquet. Scusate, ma proprio. Cioè, ha un odore fantasticamente di nulla ed è ciò di cui dovrebbero odorare tutte queste matite, al di là di quello che uno decide di dire a un certo punto. E questo è il suo colore. È una matita marrone, nel suo essere marrone è anche una matita color ruggine. Cuoca è esattamente ciò che io mi ero aspettata che fosse, quindi molto molto contenta di cuoca. E poi ci sono le matite della nuova collezione Mutations e ce ne sono, se ricordo bene, una da occhi e tre, no, tre da occhi, no, due da labbra e due da occhi, ecco, ce la posso fare. Allora, quelle da occhi sono queste due, ossia Paradox, la verde, verde grigio e Reversal. E Paradox io l'ho presa sullo stesso principio di Dragon, nel senso, questo è un colore che quando formulato e mescolato bene, qualora formulato e mescolato bene, è un colore che mi sta molto bene addosso. Ed è un colore che io preferisco di gran lunga al nero ed è con questo istinto che l'ho presa. Vedo già, è molto plumbea, è molto nebulosa, però vedete, non è interamente grigia, non è interamente nera, non è interamente verde, ma è un misto di grigio scuro, saturo e di verde, e con questa io potrei andare molto molto d'accordo. Una cosa che nessuna ragazza ha fatto nei video che io ho visto durante questa settimana in cui tribolatamente ho cercato di fare la mia scelta è stato sfumare la matita per vedere quanto regge la pigmentazione e la colorazione da sfumata e se perde di intensità il colore oppure no. Mi sembra che vada tutto molto bene, più o meno. L'altra matita da occhi che ho preso è stata, come dicevo prima, Reversal, e Reversal sarebbe la matita che è fondamentalmente bianca, ma con un pochino di colorazione lilla. Io ho già una matita dello stesso genere, ma con un pochino, ossia bianca, ma con un'aura di colorazione stavolta azzurrina, matita di alverde, che mi piace molto appunto perché rischiara moltissimo lo sguardo. Secondo la teoria dei colori, questa che è addirittura lilla dovrebbe rischiarare lo sguardo ancora di più. Dove faccio la macchiolina? La faccio qui. Intensa scrivenza e mi sembra, Madonna, questa è molto molto carina. Tra l'altro il discorso dei pigmenti artificiali contro i pigmenti invece di derivazione naturale mi ha aiutato molto nella scelta delle matite, perché per esempio avrei voluto acquistare anche l'altra matita bianca però con sfumature aranciate. Ma non l'ho acquistata perché quando sono andata a vedere i pigmenti che c'erano dentro ho pensato, vabbè, io posso fare a meno di questa matita e quindi ho acquistato solo questa. Ma mi piacerà moltissimo giocare con questa matita lilla, questa è veramente molto molto carina. Mentre vi parlo sto vedendo una cosa e non capisco perché questa cosa è così, ossia sto vedendo che mi hanno mandato un catalogo e qui è tutto scarabocchiato. Perché è così? Perché mi avete mandato questo catalogo così? Adesso se glielo chiedo mi dicono che anche il parquet, quando è stato appena appoggiato, c'ha tutti i segnetti. Vabbè,
Vabbè, ma io di cataloghi ne ho già altri, di Nive Cosmetics, e quindi poi il catalogo è solo un catalogo, tutto sommato non è niente di tragico se ci sono dei segnetti. Vedete, però anche qui ci sono dei segnetti. Che è successo a sto catalogo? Ma va bene. E poi ci sono le altre due matite, che sono stavolta due matite da labbra. E le due matite da labbra sono Experiment e Confusion. Confusion, naturalmente, è una tipica matita da labbra alla Valentina e spero di tutto cuore che possa andarmi bene. Vedo già, semplicemente facendo una macchiolina di colore, che qui dentro c'è sufficientemente una dose sufficiente di rosa da preoccuparmi, nel senso non è solo color ruggine questa matita, ma c'è anche del rosa dentro e boh, spero comunque che mi stia bene. In un video ho sentito che era paragonabile a Half Red di MAC. Io qui, mentre la vedo, io conosco molto bene Half Red e vedo che in realtà è più aranciata di Half Red, però sì, effettivamente più o meno siamo lì. E poi l'altra matita che ho preso, ossia Experiment, che ha spaventato un po' tutte le ragazze, a me è sembrata molto molto simile a un rossetto di Avril che io ho e che mi piace tantissimo. Vedo adesso in realtà, mettendomela sulla mano, che è più rosa in una maniera diversa rispetto al rossetto di Avril, però sì, effettivamente più o meno siamo lì. Chissà come renderà questa matita sulle mie labbra, boh, speriamo bene. E allora questi erano tutti i miei acquisti sul sito di Neve Cosmetics. Ci siamo detti delle cose, queste cose forse sono state comprese, forse no. Io, come al solito, comunque sono enormemente contenta di essermi fatta arrivare e di aver acquistato questi prodotti, perché comunque sono molto affezionata a questa ditta, sono molto affezionata anche all'industria piemontese, che praticamente è l'unica industria che ancora continua a funzionare attivamente sul suolo italiano. E Neve Cosmetics in generale mi ricorda un periodo di spensieratezza della mia vita di brava ragazza borghese italiana, ed è anche questo che io compro, almeno nella mia testa, quando compro i prodotti di Neve Cosmetics. Allora basta, questo video è finito, io vi saluto, vi ringrazio, questi sono ancora una volta tutti i colori e questo era il mio spacchettamento. Ciao! Beh, scusate, sono ancora qui, avevo già chiuso tutto, mi sono già in parte pulita la mano, ma mi dimenticavo di dire una cosa che invece mi sta molto a cuore e che voglio veramente dire, perché ne va della vostra salute. Ho visto che molte ragazze credono di poter usare le matite per occhi di questa collezione limitata che si chiama Mutations di Neve Cosmetics anche per le labbra. Ragazze, mamma mia, fate attenzione, perché sulle labbra ci potete mettere solo ciò che è fatto di una combinazione di pigmenti che è lip safe. Lip safe è lingua inglese e significa in italiano sicuro per le labbra, sicuro per l'uso sulle labbra. Allora, se è vero che potete mettere tutte le matite per le labbra anche sugli occhi, perché la formulazione e l'inci è esattamente identico, tutte queste matite, sia quelle per gli occhi sia quelle per le labbra, hanno lo stesso identico inci, quindi sono matite uguali, solo che per motivi di marketing è stato deciso che alcune sono più adatte per gli occhi e alcune sono più adatte per le labbra. Però in più c'è anche da dire che alcuni colori contengono pigmenti, alcuni colori delle matite per gli occhi contengono pigmenti che non fanno bene alle vostre labbra. Allora voi dovreste fare da sole una ricerca in proposito, vi andate a guardare ogni pigmento uno per uno e andate a scoprire con i mezzi che avete a disposizione se
i pigmenti che comportano la matita da occhi che voi volete usare per le labbra sono pigmenti lip safe, ossia sicuri per l'uso sulle labbra, oppure no, va bene? E solo dopo che avete capito questa cosa potete eventualmente usare le matite da occhi anche sulle labbra, mentre invece tutte le matite per le labbra potete usarle tranquillamente anche sugli occhi. D'accordo? Questa cosa ci tenevo a dirla perché, insomma, nei video che ho visto negli scorsi giorni ho sentito cose, bene, però poi alla fine sono fatti vostri, voglio dire, cioè la salute è anche roba vostra, non è mia, io non c'entro niente, non sono vostra parente, quindi potete fare tutto sommato tranquillamente quello che accidenti vi pare, come del resto avete sempre fatto. Ecco, adesso questo video è finito.